Un buon pomeriggio, un buon avvio di settimana dalla redazione di Elive. C'è la cronaca in primo piano nel telegiornale di quest'oggi con il tragico incidente avvenuto sabato sera in Valle Camonica. Ha perso la vita una donna e l'uomo che era alla guida del SUV che praticamente è piombato su questa utilitaria ora è indagato per omicidio stradale aggravato perché è stato ritrovato positivo all'alcol test. Era ubriaco il 44enne che al volante del suo SUV è piombato su una Lancia Y sulla statale 42 tra Sonico e Malonno. I successivi accertamenti eseguiti dai medici nell'ospedale di Sondalo hanno evidenziato che il suo tasso alcolemico era il doppio di quello consentito dalla legge. Nello schianto ha riportato alcune lievi lesioni. L'impatto è stato violentissimo. Ilaria Ziliani, 46enne residente a Capodimonte, è morta poco dopo essere stata investita. Il marito 50enne è stato ricoverato in ospedale in codice rosso. È grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dal Corriere, l'uomo alla guida del SUV era stato notato negli attimi precedenti mentre sorpassava incautamente le altre auto. Non si sarebbe accorto di una rotonda e avrebbe tirato dritto, praticamente decollando e finendo la sua folle corsa contro l'utilitaria di passaggio. Successivamente anche il personale del 118 è incappato in un incidente che ha impedito ai medici di giungere sul posto. L'auto medica, infatti, forse a causa del ghiaccio, si è ribaltata e i tre occupanti sono stati ricoverati per accertamenti. Il conducente del SUV ora dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato. Lunghe ore di lavoro di vigili del fuoco a Montichiari per un incendio divampato ieri sera. Andiamo sul nostro quotidiano online, livebrescia.tv, per leggere insieme brevemente questa notizia. Incendio in cascina a Montichiari, fortunatamente lo vediamo già dal titolo, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Un vasto incendio è divampato in una cascina di Novaglia a Montichiari. Erano circa le 23 di domenica e subito sono arrivate 6 squadre dei vigili del fuoco che hanno provato ad aver ragione delle fiamme con l'aiuto di autobotti e un'autoscala. Qui vediamo un'immagine proprio del pauroso incendio divampato la scorsa notte. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte e poi anche nella mattinata di quest'oggi. Come dicevamo, non si registrano persone ferite oppure intossicate. Sul posto sono comunque intervenuti per precauzioni sanitari del 118, oltre ai carabinieri di Montichiari per tutte le indagini del caso. Proseguiamo con il telegiornale. Facciamo con una nuova manifestazione che si è tenuta nei giorni scorsi nel centro di Brescia a favore del popolo palestinese. Quindi si torna a parlare di quella che è la guerra che ormai da molte settimane avviene in Medio Oriente e appunto ascoltiamo le voci di questa piazza che tornano a chiedere la libertà della Palestina. Anche oggi in piazza per tenere alta l'attenzione. Assolutamente sì, oggi, la prossima settimana, se riusciamo anche tutti i giorni della settimana, perché di fronte a dei crimini del genere non possiamo stare zitti, cioè non possiamo far finta di niente. Tutte le persone che sono qua non possono far finta di niente, tutte le persone che ci vedono anche sulla vostra rete non possono far finta di niente. Se ci sono gli stati che sono d'accordo con quello che si sta facendo, noi della popolazione non possiamo essere d'accordo con quello che succede. Ci sono delle persone che stanno morendo di fame, non solo sotto le bombe, ma stanno morendo anche di fame, di sete. Ci sono i bambini che stanno morendo perché non hanno il latte, i malati che stanno morendo perché non hanno farmaci. È una situazione disumana, non possiamo far finta di niente, basta, non si può. Quindi scendiamo in piazza oggi, scenderemo in piazza ogni volta che le condizioni permetteranno fino alla fine di questa situazione. Rimaniamo nel centro storico di Brescia, ma per notizie di ben altro tenore, ormai già da diversi giorni il Natale si è preso possesso del centro storico della nostra città e anche lo scorso fine settimana non ha ovviamente fatto eccezione. Tante le iniziative che passiamo brevemente in rassegna, a partire da quella organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori, Colli dei Longobardi, con degli assaggi gratuiti di panettone e bossolà con un fine anche solidale. Questa
questo è l'appuntamento, se vogliamo, che appunto fa gli auguri alla cittadinanza. Viene regalata una fettina di bossolà o di panettone a tutti i cittadini bresciani che passano in via 10 giornate. È un modo per augurarci un buon Natale, ma è anche un modo per fare ovviamente un po' di solidarietà, perché si potranno acquistare questi panettoni, queste bossolà, e quello che verrà ricavato verrà dato in beneficenza a Zebra Onlus, appunto per cercare in qualche modo di unire l'aspetto dell'enogastronomia all'aspetto chiaramente anche della socialità e dello stare insieme, ma dall'altra parte nel fare volontariato. È un modo anche questo di coinvolgere non soltanto i produttori, quindi i panificatori e gli artigiani del territorio, ma anche un modo appunto per cercare di far conoscere al di fuori di quelli che sono i classici posti e i locali e quant'altro, quello che è il prodotto che viene realizzato dai nostri panificatori. Oggi siamo qua con il nostro panettone, il nostro bossolà del nostro club, e viene raccolto in beneficenza, il ricavato verrà dato in beneficenza, e siamo qua, ci siamo messi un po' in gioco tutti i soci del club per poter dare un prodotto e raccogliere un'offerta. Diamo l'opportunità di assaggiare il panettone bossolà, ripeto, accompagnato da della musica dal coro di Lumezzane. Si può anche degustare il burro, vedo. Certamente, perché quando un burro è buono, quando un burro arriva direttamente dal latte come il nostro, è uno dei piaceri della vita poter degustare direttamente il burro. Noi lo serviamo con un crostino di pane, nelle nostre poi varianti aromatizzate, salate, ma un burro quando è buono, quando è cremoso come il nostro, veramente si può gustare anche direttamente con cucchiaino, non servirebbe nemmeno il pezzo di pane. Diciamo tantissime iniziative in centro storico, di alcune abbiamo già parlato, come ad esempio la pista per pattinare sul ghiaccio che è tornata in piazza del mercato e sicuramente il punto di riferimento del divertimento natalizio in città. Insomma, fra una caduta e l'altra ci si diverte davvero. Come sta andando allora? Bene, bene, bene. State divertendo? Sì. Ma siete capaci a pattinare o ci state provando? Io ci sto provando. Come va? Male. Come sta andando? Bene. Stai divertendo? Sì. Sei capace a pattinare o rischi? Sì, sono capace. È molto divertente, è una cosa speciale da fare quando non hai niente da fare, per fare qualcosa di diverso. Sei divertita? Sì, anche molto. Sono caduta solo 20 volte. No, è bello, cioè io mi diverto. Non sono molto brava, però mi sono comunque divertita. Cioè, senso, è un bel posto, ci sono tutte le luci, quindi è bello. Molto divertente, davvero. Da ripetere, un'esperienza da ripetere, sicuramente. Anche i bambini? Sì, sì, molto. Per noi è stata la prima volta. Abbiamo colto l'occasione per imparare a pattinare sul ghiaccio. E sempre lo scorso fine settimana, nell'ambito delle iniziative per le festività natalizie, a Brescia c'è stato un evento davvero particolare, se non unico, la pacifica invasione dei ballarì di Pontecafaro. Siamo il gruppo Ballarì e Suonadur di Pontecafaro. Noi siamo la costola del Carnevale di Bagolino, in pratica noi siamo la frazione di Bagolino, quindi noi siamo i ballerini di Pontecafaro. Siamo qui oggi perché siamo stati invitati dal comune di Brescia, sempre nell'ambito di Brescia, capitale sociale, capitale della cultura. Ci hanno invitato, noi siamo venuti molto volentieri, ci divertiamo, speriamo di far divertire anche le persone che ci seguono e via così. Il delegato dei musicisti, allora come sta andando qua a Brescia? Strano, ma bene. È una cosa un po' strana, però va bene. Perché è strana? È fuori contesto, cioè fuori contesto di carnevale, però la gente è bella, la serata piacevole, fredda, ma piacevole, per cui va bene. Voi siete una tradizione del carnevale? Assolutamente sì, sì, direi proprio di sì. E noi ordinariamente non facciamo molta distinzione tra Natale e Carnevale. Diciamo che è finito Natale, subito Carnevale, per cui le cose sì, sono abbastanza promiscue, sì. Ora con Trebimetio gettiamo lo sguardo sulla settimana appena iniziata, con primi giorni, lo stiamo già vivendo, di sole e temperature sopra la media, qualcosa però poi potrebbe cambiare. Amici di Trebimeteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi. Partiamo dalle immagini del satellite,
flusso di correnti umide occidentali che spinge alcuni sistemi nuvolosi verso il centro-nord dell'Italia. E per le prossime 48 ore situazione pressoché immutata. Lo vediamo anche da questo schema, le perturbazioni passano principalmente a nord dell'arco alpino, però in qualche modo riescono a lambire anche il nostro paese, portando in realtà qualche gocciolina di pioggia sulle Alpi e poi sulle regioni tirreniche, ma precipitazioni molto molto deboli. Inoltre temperature abbastanza miti. Vediamo però anche l'evoluzione nelle ore successive con la bassa pressione che regola questo flusso di correnti umide occidentali che in realtà mercoledì si avvicinerà in maniera più decisa all'Italia. Quindi mercoledì qualche goccia di pioggia in più, ma sempre con temperature che risultano oltre le medie del periodo. Invece, attenzione, spostiamoci nella seconda parte della settimana, in particolare verso il weekend, aria più fredda proveniente dal nord Europa raggiungerà anche l'Italia. A quel punto temperature in diminuzione e al centro-sud tornerà anche molta variabilità. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, consultate l'app di Trevi Meteo. Prima di una ricca pagina sportiva, una notizia a cura dei colleghi di Italpress che riguarda una problematica forse non così nota, su cui in realtà la sensibilizzazione è arrivata solo negli ultimi anni, come l'utilizzo non corretto degli antibiotici che può avere anche delle conseguenze gravi e l'Italia purtroppo primeggia in negativo. Un italiano su due non ha mai sentito parlare di antibiotico resistenza. Inoltre il 74% afferma di aver utilizzato antibiotici negli ultimi 12 mesi e di questi ben il 56% l'ho fatto per infezioni del tratto respiratorio superiore come mal di gola, faringite, laringite e tonsillite. Questa è la fotografia che emerge dalla ricerca sull'utilizzo degli antibiotici da parte degli italiani e alla loro conoscenza e sensibilità sull'antibiotico resistenza svolta da IQVIA in collaborazione con Reckitt. Cause e conseguenze dell'uso inappropriato di un antibiotico per le infezioni respiratorie nel commento di Aurelio Sessa, specialista in medicina interna. Un uso così ampio di antibiotici da come è emerso da questa indagine fatta appunto sulla popolazione ci pone fra l'altro ai primi posti in Europa fra i cosiddetti consumatori di antibiotici. Il 74% dice di aver usato un antibiotico nell'ultimo anno e di questi oltre la metà per il mal di gola. Quindi partiamo da questo dato. Il mal di gola o diciamo come espressione di un'infezione delle alte vie respiratorie, sappiamo che è causato per il 95% dei casi da virus, sui quali gli antibiotici non agiscono. Quindi è un uso proprio inappropriato da questo punto di vista. Noi abbiamo comunque altre armi efficaci per contrastare i sintomi, che sono quelli che poi disturbano il paziente, che portano il paziente dal medico o anche dal farmacista, che sono appunto il mal di gola, la tosse, la difficoltà di deglutire e quant'altro. Noi abbiamo a disposizione comunque delle altre armi, che sono gli antinfiammatori, sia per via topica che per via generale, sono assolutamente efficaci. E sono praticamente utili perché combattono alla base il meccanismo che sta alla base dei sintomi che il paziente percepisce. Il momento dello sport, Brescia Calcio in primo piano, le rondinelle nel pomeriggio di ieri sono riuscite ad agguantare in extremis un pareggio contro la Reggiana, un altro punto importante per la classifica, un altro risultato positivo per il nuovo corso Maran, tutti i dettagli e il consueto commento però con Fabio Pettenò. Quarto risultato utile per Rolando Maran, ma che fatica per il Brescia contro la Reggiana. Un pareggio allo stadio Mapei che profuma d'oro per quello che si è visto nei 90 minuti in cui non succedeva praticamente nulla nei primi 45 e la gara si accendeva nella seconda frazione di gioco. Il gol di Girma a pochi minuti dal termine, una decina di minuti dal termine, sembrava indirizzare la sfida verso i colori amaranto della squadra guidata da Alessandro Nesta, ma invece le mosse dalla panchina di Maran, bravo e fortunato verrebbe da dire,
aiutano il Brescia a trovare il pareggio. Era Mancini a catalizzare al meglio la situazione sfruttando un calcio di rigore caparbiamente preso e conquistato da Bianchi. Sicuramente un passo indietro verrebbe da aggiungere alla prestazione del Brescia rispetto a quanto visto contro la Sampdoria nel gioco e nelle idee. Di fatto sono state due partite completamente diverse, col Brescia che ha subito l'aggressività e il pressing della Reggiana non trovando il bandolo della matassa, ma di fatto va bene anche così perché il Brescia conquista un altro punto, porta 19 il bottino di punti in campionato e si piazza in quella zona a metà della classifica, che vuol dire tutto o nulla. È ancora un Brescia convalescente, ma un Brescia che non molla mai e un Brescia che ancora non perde. E tutto sommato, mister Maran è sembrato soddisfatto dalla prestazione dei suoi giocatori nella partita contro la Reggiana, in particolare nel carattere di riuscire a recuperare l'ennesimo risultato sfavorevole. Lo ascoltiamo. Sicuramente abbiamo avuto più numeri noi, no? Per poterla portare a casa, però per come sarà messa, insomma, l'abbiamo recuperata, una partita difficile, ostica, era... La Reggiana era ben messa in campo, ci ha messo nelle condizioni di... ci ha rallentato molto, per cui era una partita che offriva magari situazioni più negative che positive, nel senso che poteva portarci a commettere l'errore di aprirci troppo, invece siamo stati sempre equilibrati, hanno trovato il gol su una grandissima giocata e credo insomma che... E dopo però siamo stati bravi a non perdere la testa, siamo stati bravi a crederci, e l'ennesima rimonta, per cui questo significa, diciamo che dopo più di una rimonta un indizio diventa una prova, per cui vuol dire che è una squadra che crede fortemente, che non molla fino alla fine. Il basket con il momento d'oro del Pallacanestro Brescia, ieri al Pala Leonessa una vittoria non schiacciante di più per 110-65 contro Sassari, e tra l'altro la seconda vittoria di questo calibro e con queste forbici di punteggio di fila in casa fatta dalla Germania, una domenica sera che è stata resa ancora più dolce dalla vittoria dell'Olimpia Milano contro la Virtus Bologna nel derby d'Italia. Questo perché ora Brescia, dopo praticamente 5 anni, torna ad essere prima nella classifica di Serie A in solitaria. Milano batte Bologna 82-80, partiamo da qui per parlare della domenica cestistica bresciana. È inevitabile perché la sconfitta della Virtus, seguita alla dilagante vittoria della Germania su Sassari 110-65, regala ai nostri colori il primato in solitaria. Un dono di Santa Lucia anticipato arrivato dal Forum, ma il primo posto in realtà è tutt'altro che un regalo. Brescia se l'è guadagnato a pieno titolo e ci sono le statistiche, oltre chiaramente i risultati, che lo provano. La Germania è miglior attacco del campionato, per palle recuperate e palle perse. Nelle altre voci va spesso a podio. Non accadeva da lontano 2017 che la Leonessa guidasse la classifica di A tutta sola, un primato che, all'epoca, era riuscita a mantenere per diverse settimane. Al di là dei record e dei numeri, ci sono una squadra matura e una piazza calda che ora sogna in grande, senza paura di cantare dagli spalti la parola tricolore. Che dire della partita contro Sassari? La squadra guidata da Magro vince con 45 punti di distacco, meglio di quanto fatto contro Varese due settimane fa, quando la forbice era stata di 43. Sono ben 6 i giocatori in doppia cifra, Della Valle 19, Barnell 16, Gabriele Massimburg 15. Le triple entrano per tutti 40 minuti, 44% al termine con 15 tentativi a segno, 92% ai liberi e 68% per i tiri da 2. Gli amanti della pallaspicchi bresciani hanno di che essere felici. Termina qui questa edizione del telegiornale, ma tutte le notizie continuano ad aggiornarsi sul nostro quotidiano online www.elaibrescia.tv, sul quale, eccolo qua, potete trovare, se volete, anche la diretta in streaming di Live 24 ore su 24 in questo piccolo box. Se invece tutte le notizie le volete ricevere direttamente sul vostro cellulare, non dovete far altro che iscrivervi ai nostri canali Telegram. Grazie per essere stati con noi anche quest'oggi, continuate a farlo nel pomeriggio e poi ovviamente questa sera dalle 19 per una nuova edizione del telegiornale. A me ora non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e a presto. Puoi
puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.